Se il comandamento dice non uccidere chi è più debole di te, allora noi uccidiamo quelli che sono pari a noi. Sì, lo puoi fare, però cadi sotto un altro principio. Chi sparge il sangue dell'uomo, dall'uomo il suo sangue sarà sparso. Nel mondo orientale l'uomo libero, se uccideva un altro uomo libero, veniva ucciso a sua volta. E quindi la vita dell'uomo libero era protetta dalla legge del sangue. Se io uccidevo una donna, non era protetta dalla legge del sangue. Se uccidevo un bambino, uno schiavo, uno straniero, erano le quattro categorie di persone che non erano protette dalla legge del sangue, ma venivano protette dal comandamento. Quindi, nella logica ebraica, tu devi sapere che Dio protegge la vita del più debole. Perciò tu non togliere la vita a chi è più debole di te. Quando voi avete questo concetto chiaro del comandamento, vi rendete conto che la vita non la spegni nel bambino. Perché? È più debole di te. Non uccidere chi è più debole di te, mai. Il vecchio che è a fine vita è più debole di te, non ucciderlo. Capite cosa sta dicendo questo comandamento? Non è il non uccidere dei pistoleri. Quello è protetto dalla legge del sangue, che noi chiameremo la legge del taglione. Tu uccidi, tu vieni ucciso. Chi è più debole non era protetto socialmente, ma c'era il comandamento. Questa è la logica che voi trovate nel mondo biblico.